Si chiama Percorsi Abruzzo Wine Experience ed è un'app presentata dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo per scoprire i vini, ma per scoprire il nostro territorio. Un'app per turisti amanti del vino, ma anche di arte e natura. È l'app Percorsi con la sua declinazione Abruzzo Wine Experience, ultima tappa del progetto a sostegno dell'enoturismo a cui il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo sta lavorando da diversi anni. Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, dopo tante privazioni dovute alla pandemia si torna a vivere la nostra regione e a vivere belle esperienze. Sì, tutti eravamo in attesa di poter tornare a godere di un po' di libertà e noi nel frattempo abbiamo voluto evolvere con un'app che già avevamo messo in campo qualche anno fa e che ha la funzione di favorire la conoscenza del nostro territorio in abbinamento con i nostri prodotti vitivinicoli, le nostre cantine. Abbiamo voluto una evoluzione dell'app proprio perché oggi i turisti, che oggi sono ancora turisti di prossimità, hanno tanta voglia di vivere esperienze nuove. Un Abruzzo che ha un patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale che possiamo offrire in abbinamento con i nostri vini. Il binomio vino-territorio è un binomio fondamentale per valorizzare il vino e in automatico anche il nostro territorio. Le esperienze in cantina, noi abbiamo voluto far emergere quelle già tante eccellenze che da anni, oltre produttori che da anni ormai oltre a fare vino di grande qualità sono diventati bravi anche nell'accoglienza. Sono tanti, molto bravi, che però lavorano singolarmente. Abbiamo voluto metterli a sistema dentro un progetto in cui emerge l'Abruzzo, emerge il singolo ma emerge soprattutto l'Abruzzo, a vantaggio di tutti i produttori e facendo crescere la reputazione del nostro territorio. Non è stato semplice, però l'obiettivo è talmente importante che abbiamo voluto perseguirlo grazie al contributo di tutto il Consiglio di Amministrazione, in particolare di Chiara Ciavolic, che si è dedicata insieme a tutto lo staff in un lavoro immenso di organizzazione che oggi è a disposizione di tutto l'Abruzzo. È un'app utile non solo a chi viene da fuori, ma anche agli stessi abruzzesi che magari possono attraverso questo strumento conoscere cosa c'è a 20 km, 30 km, 50 km, che magari nemmeno immaginava. Vivere delle esperienze diverse che sono in parte anche nate in questo periodo di pandemia. Per cui una grande soddisfazione per il mondo produttivo abruzzese e un lavoro che è partito e che dovremo continuamente implementare in sinergia con tutte le organizzazioni turistiche del nostro Abruzzo, perché il turismo è fondamentale per la crescita della nostra regione e tanto potenziale abbiamo ancora inespresso. Quante sono le cantine che aderiscono al consorzio? Quali quelle che fanno enoturismo? I produttori di vino a denominazione in Abruzzo sono oltre 6.000, di cantine vinificatrici e imbottigliatrici sono oltre 200, quelle che aderiscono, che per ora sono pronte nelle condizioni che noi abbiamo ritenuto essere minimali per poter entrare all'interno di questo circuito, sono oltre 20, con l'ambizione di crescere ulteriormente attraverso percorsi formativi che ci stiamo apprestando a porre in essere, perché il progetto è assolutamente aperto a tutti quelli che vogliono entrare in questo filone produttivo e che magari hanno già tanti requisiti ma ancora sono carenti sotto qualche aspetto.
Dobbiamo fare in modo di essere sempre più pronti, perché poi le aspettative che noi cerchiamo di, come dire, di comunicare vengano rispettate e poi si possa godere appieno di quello che si è immaginato guardando l'app. Assessore regionale al turismo Daniele Damario, quanto è importante questo progetto anche per promuovere il turismo? Assolutamente sì, innanzitutto un ringraziamento al Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo che con questo strumento, questa app Percorsi, permetterà ai turisti che verranno in Abruzzo di oltre godere delle nostre spiagge, dei nostri parchi, delle nostre riserve, godere dei prodotti enogastronomici della nostra regione. È uno strumento importantissimo, la prossima scommessa sarà quella di farla conoscere a tanti, a quante più persone possibile, perché devo dire è uno strumento all'avanguardia che aiuta la nostra regione in un momento in cui il turismo esperienziale è legato ai cammini, legato all'enogastronomia, legato ai borghi, legato alle biciclette, a numeri sicuramente in forte espansione. Le hanno chiesto ovviamente la vicinanza come regione a questo progetto? Ma assolutamente sì, hanno chiesto vicinanza, però devo dire che è un progetto che il Consorzio di tutela dei vini ha fatto autonomamente senza nessun contributo economico della regione. È evidente che da questo punto in poi dovremo fare squadra. Il nostro compito sarà quello di farlo conoscere al grande pubblico, non solo ai turisti ma anche ai nostri corregionali che magari approfittando di un weekend, di una giornata fuori porta, possono visitare le tante realtà attrezzate che oggi fanno vino in Abruzzo. Ma come funziona questa app? Chiara Ciavolic, che è consigliera delegata al progetto. Allora, è un'app di promozione del territorio attraverso l'enogastronomia. È finanziata e prodotta dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, si chiama Percorsi Wine Experience ed è estremamente semplice, perché sull'applicazione si troveranno due tasti. Un tasto sono i percorsi e sono dei percorsi più di 15 che guidano il turista tra diversi territori d'Abruzzo e diverse tappe. Sono percorsi tematici, quindi c'è la via dell'olio o la via anche della montagna che termina per esempio a Santo Stefano di Sessanio passando per Capestrano, in cui un turista può navigare il territorio e mentre lo naviga venire in contatto grazie all'app con tutte le eccellenze enogastronomiche del territorio, i produttori di vino, i frantoi, le pasticcerie, le gelaterie, i ristoranti, tutte quante queste realtà selezionate naturalmente dalle migliori guide italiane sull'enogastronomia. Questo era un discorso già iniziato che adesso si è perfezionato. Sì, esatto. Si è perfezionato perché con il secondo passaggio, oltre a questi percorsi, noi abbiamo fatto un focus importantissimo sulle esperienze delle cantine. Cioè il turista che oggi vuole viversi una degustazione o un'esperienza legata al mondo del vino ha in questo strumento trovato il suo perché. Con il tasto, il secondo tasto, esperienze in cantina, abbiamo diviso le esperienze per provincia e per categoria. Abbiamo quindi le degustazioni con visita guidata, le degustazioni gastronomiche, il dormire in cantina e le altre esperienze. E nella categoria altre esperienze ci sono delle chicche che neanche noi sapevamo di avere come territorio. Abbiamo la degustazione tibetana fatta dall'azienda Fontefico o la degustazione con trekking a cavallo. Abbiamo vino e yoga, vino e acqua gym. Abbiamo delle cose pazzesche. Ovviamente ci sono dei criteri per le cantine che aderiscono a questa app. Sì, sono stati selezionati dei criteri e soltanto le cantine che rispondevano a questi criteri sono state inserite nell'app. I criteri sono la lingua inglese, la prenotabilità in 48 ore e quindi non in una settimana, non più di 48 ore, la degustazione anche per due persone, quindi non avere un minimo di 10 persone e la visita in cantina oltre che chiaramente la degustazione stessa. L'apertura nel sabato o nella domenica, quindi non fare le degustazioni o l'enoesperienza soltanto in orario di ufficio, ma un'esperienza a prova di turista, in funzione del turista.
E ci sono anche eventi, uno in particolare che coinvolge il bravissimo pianista Michele Di Toro. Ci saranno 4 eventi durante questa stagione, tra luglio e agosto, realizzati sul territorio e in particolare in alcuni borghi di eccellenza del territorio. Questo proprio perché, essendo l'applicazione volta alla promozione del territorio, secondo noi è stato importante scegliere dei borghi dell'entroterra che fossero piccoli e rappresentativi di cultura, e quindi abbiamo scelto Notaresco, abbiamo scelto Loreto Prutino, abbiamo scelto Capestrano e abbiamo scelto Fossa Cesia. Durante questi eventi, chiaramente fra poco apparirà un ulteriore tasto nell'applicazione eventi dove si potrà prenotare direttamente il proprio posto, anche se l'evento è gratuito, le persone potranno venire, avere il loro posto riservato, degustare tramite l'enoteca regionale che sarà in sede i vini delle cantine aderenti al progetto di quel territorio e ascoltarsi un concerto di musica classica e contemporanea del famosissimo artista Michele Di Toro, che secondo me è qualcuno che porta la bandiera della cultura da Abruzzo in giro per il mondo, come quello che cerchiamo di fare noi. Diamo anche le date: il 22 Notaresco, il 30 Loreto Prutino, il 12 agosto Capestrano, il 27 agosto Fossa Cesia. Quindi sono le date. Esatto, esatto, queste sono le date. Però si parla anche di formazione per le aziende in futuro. Sì, perché il progetto del consorzio è un progetto ampio, questo è solo un piccolo spaccato, è un'applicazione che è molto grande come progetto ed è molto importante per il territorio, ma è solo parte di un progetto più ampio che il consorzio ha abbracciato di valorizzare l'enoturismo, perché attraverso l'enoturismo si valorizza il vino e compito del consorzio è la valorizzazione dei vini d'Abruzzo. E parte di questo progetto inizia con un'analisi dell'offerta enoturistica abruzzese attuale, con l'incrocio dell'offerta con una domanda potenziale, attuale o potenziale anche per il futuro. E la seconda parte di questo progetto sicuramente coinvolgerà la formazione, perché noi oggi partiamo da una base di cantine che sono pronte a soddisfare i criteri di cui abbiamo parlato, ma che sicuramente hanno esse stesse bisogno di essere maggiormente formate, insieme a tutte quante le altre cantine che vorranno aderire al progetto, perché il progetto è aperto, quindi chiunque, qualunque cantina voglia aderire potrà farlo in qualsiasi momento, l'importante è il rispetto di quei criteri. Chiaramente abbiamo inserito anche nell'applicazione delle valutazioni degli utenti, quindi anche gli utenti potranno valutare l'esperienza e quindi mettere un giudizio, come succede con Booking per esempio.